Eccoci, ci siamo ritornati. Adesso, tra pochissimi minuti, avremo veramente un'attesa infinita. Avremo veramente, siamo orgogliosi e onorati di presentarvi il grandissimo Matteo Botteghe per la prima volta nei nostri schermi. Veramente non vediamo l'ora di iniziare questa importantissima intervista. Ovviamente per noi una grande soddisfazione personale e ovviamente non vediamo l'ora di iniziare questa importante intervista, questo raggiungimento veramente. Questo super sabato, questo weekend firmato Social Party, non vediamo l'ora di iniziare questa grande intervista veramente con un artista internazionale, con il grandissimo Matteo Botteghe. Quindi veramente tra pochissimi minuti gli chiediamo il collegamento. Tra pochissimi minuti avremo il piacere e l'onore di avere Matteo Botteghe per la prima volta nei nostri schermi, quindi veramente non vediamo l'ora di iniziare. Ovviamente non vediamo l'ora di iniziare, veramente siamo contenti, siamo veramente fieri di avere un grandissimo artista come lui per la prima volta nei nostri schermi. Quindi tra pochissimi minuti avremo Matteo Botteghe al Social Party 2.0, veramente super sabato firmato Social Party 2.0. Tra pochissimi minuti abbiamo chiesto il collegamento, tra poco ci collegheremo col grande artista. Insomma, comunque vi faccio un riassunto breve. Vi dicevo che ovviamente stasera avremo Matteo Botteghe a Social Party 2.0, domani avremo Domme Vocalis alle 17.30 e per la prima volta nella nostra pagina avremo una band musicale del nostro territorio, ovvero di Pado. Quindi veramente non vediamo l'ora di iniziare, veramente mi raccomando seguiteci e ovviamente tra pochissimo avremo l'onore e il piacere di avere Matteo Botteghe a Social Party. Eccoci qua, si è collegato. Eccoci qua, ci colleghiamo con lui. Ti avremo l'onore e il piacere tra pochissimi. Eccoci qua, tra poco ci stiamo collegando. Eccoci qua, eccoci. Ciao ragazzi, ciao Social Party, Ciao. ciao, ciao Matte, come stai? Tutto bene, insomma, ovviamente, come dicevamo prima, siamo veramente onorati di avere il piacere, insomma, di avere un artista come te. Non è da tutti i giorni avere questa Ti fortuna, insomma. ringrazio, sono contento di essere qua con voi, finalmente ce l'abbiamo fatta, no? Era un po' di tempo che ci stavamo inseguendo, almeno dai, almeno l'abbiamo recuperata. Certo, Se certo. vedi Attesa uno infinita, però. sfondo azzurro anziché studio così è perché sono al mare. Nessun problema. Ovviamente, allora, noi Mi sì, senti diamo bene, vero? Nel il senso non ci sono problemi di benvenuto. connessione. Ok, dai, perfetto. Sì, ovviamente ti diamo, da fondatore, ti diamo il benvenuto alla nostra pagina. Ovviamente, come dicevo prima, è un onore e un piacere averti come ospite. E quindi, insomma, Grazie. direi di iniziare dalla prima domanda, insomma, che ci pare spontanea, chiederti, ovviamente, questo periodo un po' particolare, un po' brutto. Ti domandiamo cosa ti è mancato di più da questo periodo. In assoluto l'esibizione live, perché comunque l'attività discografica fortunatamente è andata avanti di pari passo in questi mesi ed è andata veramente molto bene con un gran sacco di risultati. L'esibizione live è la cosa che ovviamente a me, come a tutti i miei colleghi, è mancata di più. Fortunatamente nell'ultimo mese e mezzo, entrando a far parte del progetto del collega Rudy J della Musica Non Si Ferma, ho avuto la fortuna di suonare in un paio di occasioni in location pazzesche, quindi comunque non mi sono mai fermato. Allo stesso tempo, dai, adesso fortunatamente da questo mese, dal mese di agosto, ripartirà un pochino tutto, quindi siamo pronti per tornare di nuovo sulle console. Certo. Ovviamente noi come sempre siamo fiduciosi e ovviamente speriamo che si riprenda completamente, insomma, il mondo della notte. Ovviamente ti pare giusto, ma addentrarci un attimo nella tua carriera, ovviamente siamo curiosi di sapere, insomma, come tutto è iniziato, insomma, la tua grande passione, ovviamente, essendo un artista internazionale, siamo curiosi come è nata la tua grande passione, ovviamente. 1999, all'età di 14 anni, entro per la prima volta in un club a Bologna, mi sono innamorato di questo lavoro. In realtà ho sempre amato la musica, ma tantissimo di questo lavoro. E da lì ho cominciato, parallelamente allo staff con cui ho iniziato a collaborare, insomma, a frequentare praticamente tutti i locali di Bologna, diventando il resident di un sacco di situazioni, e poi da lì in avanti sempre di più. Quindi è stata una sorta di inizialmente la residenza in un sacco di situazioni nella mia città, e poi dal 2005, appena ho iniziato la mia collaborazione con i primi club di Milano Marittimo, ho iniziato a girare poi tutta l'Italia e da lì in avanti sempre di più a macchia d'olio, fino ad arrivare a, appunto, qualche anno fa che ho iniziato anche l'estero, eccetera, eccetera. Comunque sì, sono vari step. Cominci prima la residenza nella tua città, successivamente
giri l'Italia, poi affiancando l'attività discografica consolidi sempre di più la tua figura, eccetera, eccetera. Questo è stato un po' comunque il mio percorso. Molto interessante. Ovviamente noi siamo curiosi perché ovviamente ricordiamo collaborazioni con artisti internazionali, ovviamente siamo curiosi di sapere insomma le tue sensazioni che hai provato a iniziare a avere collaborazioni con artisti internazionali. Beh, salutiamo intanto il grande Alberto Imperato che si è connesso, che ha appena scritto un grandissimo. Con lui abbiamo fatto 2 anni fa un video di Natale spettacolare dove ha preso parte, ha contribuito facendo la parte vocal di questa cover di My Mind. Quindi lo salutiamo, ci tenevo perché ho visto che ha scritto. Mi chiedevi delle collaborazioni internazionali. In realtà sono sempre state tantissime, sia dal punto di vista live che quindi della console, sia dal punto di vista discografico. Quelle della console ancora di più in realtà, perché comunque in tutti questi anni, rivestendo in più di un'occasione il ruolo di resident in molteplici situazioni importanti, ovviamente ho avuto la possibilità di collaborare soprattutto di aprire il set di un sacco di artisti internazionali. Ovviamente questo insomma è una grande possibilità, un grande onore, una grande fortuna, e quindi sono molto contento di tutto quello che è successo in tutti questi anni. Questo ovviamente dal punto di vista live, e dal punto di vista invece discografico, insomma è un po' una concatenazione di eventi dal momento in cui si comincia a collaborare con i primi artisti internazionali, dopo una concatenazione di contatti, dopo entra un altro remix e poi entra un'altra collaborazione. Questo è, io credo che sia il lavoro più bello che esista. Quindi, insomma, largo spazio a tutto quello che è collaborazioni e joining. Certo. Ovviamente noi sappiamo benissimo che ovviamente da alcuni anni insomma, ormai sei accoppiata fissa con Rivaz e siamo curiosi di sapere com'è nata questa collaborazione con lui. Nel 2016 io e Davide abbiamo condiviso per tutta l'estate la console del Peter Pan di Riccione, abbiamo suonato insieme per un sacco di eventi, e ci siamo trovati bene subito dal punto di vista live, dopodiché appunto dal 2016 abbiamo iniziato questa collaborazione un po' per caso, anche un po' per prova, per vedere un po' come entrambi ci trovavamo, dopodiché da lì sempre di più, e adesso è diventato, diciamo, una coppia di fatto, quindi assolutamente. Quindi, insomma, una delle cose che contraddistingue di più in questo momento la mia attività. Sì, ovviamente dobbiamo, ovviamente ci pare giusto ricordare il tuo ultimo remix con Rivaz che è uscito, ricordiamo, venerdì Settimana scorso. scorsa, sì, del progetto internazionale Rio e Med con Shine On, una delle hit energy più importanti. Insomma, sono molto contento di aver dato il mio contributo a questo progetto. In realtà nel 2020 abbiamo firmato un sacco di collaborazioni importanti, a partire dal remix ufficiale per gli Ecchi Juice Rockers, del loro singolo Madeline, per poi arrivare a remixare ufficialmente Advantage, la cover Lizard di Mauro Picotto e Mules, e conseguentemente, fammi pensare, dopo abbiamo fatto, sì, Siento, il remix ufficiale per Sony Music Messico per Victor Cardenas, da cui poi è nata un'ulteriore collaborazione per Sony Music Messico, di cui parleremo tra un pochino di tempo, perché adesso questo mese, a luglio, accadranno un sacco di novità, e sono molto molto contento di tutto il percorso del 2020. Discograficamente è stato uno degli anni più importanti per me, quindi sono veramente contentissimo. Quindi ovviamente invitiamo i nostri amici che ci seguono ovviamente a seguire le storie di Matteo Botteghe, ovviamente. Ci saranno nuove news a breve. Sì, questo mese sarà un mese fondamentale, un mese importantissimo. Quindi assolutamente sì. Ho il telefono, scusatemi, ma ho il telefono incandescente perché ovviamente la temperatura sale, non è come in studio, non è come in studio. Nessun problema. Allora, ovviamente noi siamo curiosi, insomma, ti raccontiamo brevemente, nelle nostre interviste abbiamo Vai, vai, parlato di tutto, raccontami, ho visto che siete stati super attivi, avete fatto un sacco di cose, raccontami, spara raffica. della professionalità, ovviamente, ci pare, ovviamente, parlare con un artista come te e vogliamo sapere, secondo te, da questa ripartenza, se la professionalità, ovviamente, di artisti come te, ovviamente, con tanti anni di carriera, si sentirà di più, cioè si valorizzerà di più.
Assolutamente Vogliamo sì, sapere il tuo punto di vista. sono convinto che sarà una ripresa pazzesca, sarà una cosa molto molto importante. Secondo me ne vedremo delle belle, assolutamente. Sì, ovviamente. Sì, si faceva ovviamente riferimento agli artisti emergenti che magari secondo noi hanno magari poco rispetto degli artisti magari che hanno tanti anni di gavetta, tanti anni di carriera alle spalle. Sì, Per quello sono ci vorrà un sottolineati. pochino di tempo comunque, questi 2 mesi saranno cruciali, io penso, no? Quindi, però sono per il meglio, secondo me, dai, ormai ci siamo, il peggio è passato, quindi ormai siamo ripartiti tutti, quindi sono convinto ce la faremo quanto prima. Certo. Speriamo Bello, di fare ritornare un'intervista con completamente. il sottofondo del mare, neanche volessi ricrearlo in studio. Un sottofondo così. Salutiamo Nizza che si connette sempre alle dirette. Super Nizza. Ovviamente abbiamo ovviamente dall'inizio, da fine febbraio, ricordiamo il grande progetto di Rudy J, DJ Matrix, ovviamente. Ricordiamo la tua grande partecipazione di due DJ set, ovviamente anche come giudice del contest della musica Sì, musicale. abbiamo cominciato prima con il contest. È stata un'esperienza molto bella e poi dopo ho fatto 2 esibizioni, una la settimana scorsa, abbiamo chiuso il progetto ufficialmente all'Arena FIC, una location pazzesca di Bologna, e invece un'altra al Teatro Verdi di Cesena, è stato molto bello, ho suonato con Eddie Amaro, è stata una bellissima situazione, location, e sono assolutamente super favorevole al progetto di Rudy, ha fatto veramente una gran cosa in questi mesi, è stato molto molto bravo, molto in gamba. E niente, dai, adesso finalmente siamo pronti per ripartire, quindi quantomeno queste dirette, no? Che questo inverno ci hanno un po' lo screenshot, questo qua si potrebbe fare un po' come screenshot, questo è lo screenshot dell'inverno ormai ce lo porteremo quasi come un ricordo. Io, dai, sono super positivo, secondo me ormai ci siamo, andiamo verso le cose più importanti, dai. Bene, bene. Ovviamente, sì, insomma, ci sembra giusto domandarti, insomma, anche se potrebbe essere una domanda cattiva, ma noi siamo fiduciosi e positivi, come ho detto fino all'inizio. Vogliamo sapere, insomma, le tue speranze e progetti per il tuo futuro, ovviamente, Ma come ricordavi prima. ce ne sono tantissime. Salutiamo Herman Loco anche, che si è connesso. Sono Certo. tantissime. Adesso arrivano 2 mesi di fuoco, tra i più importanti, nel senso che arrivano 2 mesi. Sì, soprattutto, guarda, a livello discografico si sono incanalate tantissime opportunità e tantissime collaborazioni internazionali. Sono felicissimo. E tra luglio e agosto usciranno veramente un sacco di progetti. Dopodiché, parallelamente inizieremo l'attività dei club, già a partire dalla metà di luglio, finalmente si ritorna sulle console, e da lì, insomma, dopo, ovviamente la speranza più grande è che questi 2 mesi di luglio e agosto siano poi quelli da cui riparta tutto definitivamente. Speriamo che non si ritorni indietro, ma noi insomma, Sì, come dice vediamo Nizza, che. presto torneremo su una buona strada, assolutamente sì, ne sono convinto. Ufficialmente con questo weekend ricomincia praticamente tutto. Salutiamo Manu Vemax. Sì, dai, ovviamente, dai, ti ho portato dentro un po' di gente, normale. Anche perché dopo un po' che poi sei connesso, pian pianino i ragazzi lo vedono e magari incuriositi, vogliono chiederti qualcosa, eccetera, eccetera. Da quando hai cominciato a fare Ok, questa diretta? Te le faccio io le domande adesso. va bene. Allora, noi sinceramente abbiamo iniziato a fare DJ set con artisti, con DJ locali, poi ci Salutiamo siamo. Samuel Moriero anche, Certo. se è connesso adesso. E insomma, ti dicevo, abbiamo iniziato con DJ set in realtà, e ovviamente stesso periodo della musica non si ferma, DJ set con DJ locali, poi ovviamente siamo andati fuori dai confini nazionali Ho visto che hai fatto un e sacco di ovviamente ti interviste, no? abituiamo. Praticamente ogni settimana hai intervistato un ospite. Dai, è stato un bel lavoro. Sì, abbiamo iniziato dopo questi DJ set, abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibile nel mondo della notte, perché ovviamente sembra giusto far capire che questo settore è presente in Italia e non è un settore a parte come molti credono. Salutiamo anche Marco Tempesta, Deborah Forti, che ho Certo. visto che si è connessa, che è un sacco che non vedo. È stata nostra ospite come intervista, Ah, ok, anche grande. lei. Grande. E insomma, poi Ormai insomma, sei nel arrivato nostro. addirittura d'arrivo, no? Nel senso, quanto andrai avanti ancora con questo progetto?
Beh, noi cerchiamo insomma di prolungare, il nostro grande obiettivo è quello di realizzare un evento vero e proprio e Dai, ovviamente dai. coinvolgendo gli artisti che insomma, hanno partecipato ai nostri forum. Questo sarebbe il Dai. nostro grande obiettivo. Sono convinto che Avremo tu ce la possa veramente. fare. Questa è la strada giusta. Ovviamente sì, siamo già consapevoli di aver avuto una grande fortuna in questo lockdown, ovviamente, di intervistare grandi artisti di questo settore e ovviamente siamo già contenti di questo, quindi Dai, bene. non Salutiamo abbiamo anche fatto abbastanza. Certo. Alessandro Fontana, risalutiamo la Deborah Forti che ha appena scritto. Ovviamente noi siamo curiosi insomma, di sapere, insomma, sappiamo benissimo che la tua lunghissima carriera parla già di sé, però noi pensiamo sempre che un sogno nel cassetto c'è Ma sempre anche per che, Matteo ma Botteghi, quindi scherzi, ne ho, non sai siamo quanti ne ho curiosi. di sogni nel cassetto. Sono miliardi, ma non li nascondo, anzi, ormai li sanno praticamente tutti. No, vabbè, sono tantissimi. Una collaborazione con Jovanotti è uno dei sogni più grandi che io ho intenzione di realizzare nella mia carriera. E poi, diciamo, quello che è accaduto stabilmente alla mia carriera in Italia, quindi che possa avere una stabilità appunto dal punto di vista italiano, un po' in tutti i club come succede da anni, magari averlo all'estero, quindi avere tanti club da girare, avere delle residenze all'estero, insomma, credo che l'estero sia un po' il mio prossimo obiettivo in assoluto. In realtà già da quest'anno sarebbe dovuto accadere un sacco di roba nuova, ma ovviamente è tutto posticipato. Adesso ci siamo quasi comunque, finalmente. Salutiamo anche Hernan Loco. Certo, salutiamo tutti in diretta. Quindi dai, secondo me questi sono gli ultimi giorni, dopodiché ormai vedo comunque riapertura a destra, riapertura a sinistra. Siamo arrivati in quella fase più bella, dai. Questa Sì, è anche giusto, insomma, credo prima o sia poi. anche una delle ultime mie interviste, anche perché ho iniziato con praticamente la neve a casa e ormai guarda, sono in spiaggia sotto Ormai l'ombrellone. Quindi dai, ormai direi che di diretta l'abbiamo fatta. fate pena. Salutiamo Frankie P. Matte Piriaggi, Michela Todaro, non lo so. E così, dai, insomma. Sì, ovviamente noi ti ringraziamo della disponibilità che ci hai dato. Ovviamente noi questo format, come ti dicevo prima, vogliamo portarlo avanti. Quindi Ok. Sì, siamo curiosi assolutamente. di Tu sapere che nome devi ci assolutamente suggerisci portarlo avanti. per intervistare. Poi se è un progetto in cui credi, vedo quanto tempo ci dedichi, quindi assolutamente portalo pure avanti. Il mio consiglio è cerca di arrivare appunto a questo evento live con tutti gli artisti. Cioè, salutiamo anche Giusy Venturini. Secondo me, Certo. dopo tutto questo periodo in cui ti sei impegnato tanto nella diretta, eccetera, anche un evento live di fine, o comunque verso l'inizio di qualcosa di nuovo, secondo me dovresti, dai. Sì, no, noi siamo fiduciosi, speriamo di concretizzare. Ovviamente ti chiediamo se riesci a suggerirci qualche nome che noi possiamo intervistare, ovviamente Ma ci farebbe certo, tanto che piacere. assolutamente, assolutamente. Ti do qualche dritta, non c'è problema. E poi niente, dai, adesso tutti prontissimi per luglio-agosto, ragazzi, che ci Certo. sono 3-4 uscite internazionali molto molto importanti a livello discografico. E poi finalmente a brevissimo si ricomincia a suonare, si torna sulle console. Quindi invito tutti a seguirmi. Si ricomincia. Certo, Sono vediamo. molto contento. Ovviamente noi aspettavamo anche Vincio, però si vede che Ma oggi siamo in diretta. hanno il primo Rudy alla prima data all'Indy di Cervia, e quindi ho visto che sono insieme e quindi difficilmente riuscirà a connettersi. Dai, è ovvio che il periodo diretta è un po' Certo, insomma, è un po' non è più come quest'inverno, è normale, dai. Però dai, siamo arrivati alla sì. fine di un percorso, di un ciclo, quindi ne inizierà un altro adesso. Certo, ovviamente, sì, noi ti ringraziamo di cuore della disponibilità, ovviamente è stato per noi un onore e un piacere averti come ospite, ovviamente speriamo di vederci anche di persona, veramente sarebbe un grande orgoglio e Sono convinto ovviamente che ci sarà modo. Salutiamo anche Bringo DJ, Giusy Venturini, tutti i ragazzi che si sono connessi in questo poco tempo insieme. Certo, ovviamente ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i tuoi progetti, ovviamente Viva il lupo! siamo ovviamente fiduciosi e convinti che ovviamente arriveranno, ovviamente vi invitiamo a seguirlo perché ovviamente nuovi brani Sta arrivando ovviamente. veramente un sacco di musica, no? A parte che l'avete visto in questa quarantena. Praticamente ogni settimana ho rilasciato musica nuova, che fossero remix o bootleg, eccetera, eccetera. E adesso per luglio-agosto arrivano due o tre cose in fila pazzesche. Quindi
state connessi. Salutiamo anche Tony Mix Ragosta. Salutiamo tutti quelli che sono messi, che sono in diretta con noi. Ovviamente facciamo grosso in bocca al lupo ancora a Matteo Botteghe, ovviamente. Onore e piacere averti avuto oggi come ospite. Grazie. Anche per me. Viva il lupo e poi in bocca al lupo anche al tuo progetto, mi raccomando, dacci dentro col live. Fai una roba figa. Certo. Certo, grazie e ovviamente. Buona estate a tutti. Speriamo di vederci presto. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.